buongiorno, sono Max e benvenuti nella mia cucina. Oggi vorrei spiegarvi come si pulisce uno scampo per ricavarne la polpa dalla coda. Questo è uno scampo fresco, appena acquistato, di conseguenza successivamente andrò a realizzare un cestino molto estivo. Con della pasta sfoglia da servire freddo, temperatura ambiente o leggermente tiepido, con delle fiore di zucchine e delle carote, con delle zucchine tagliate a brunoise. Come brunoise intendo dadini molto piccoli, che è un termine poi di cucina, e zucchine in fiore tagliate julienne. E aromatizzate con dell'olio e dell'aglio. Partiamo ora dallo scampo e successivamente passeremo alla ricetta. Allora, lo scampo va lavato precedentemente. Se dovessimo usarlo intero, andrebbe incisa la pancia, di conseguenza andrebbe tolto lo stomaco e lavato sotto acqua fredda. Andrebbe tagliato con una forbice anche la coda. In questo caso faciliteremo i nostri commensali ad mangiare, consumare uno scampo senza dover faticare con forchetta e coltello. In questo caso noi andremo ad estrarre la polpa dello scampo, di conseguenza, facendo questo tipo di operazione, vado a togliere la testa in questo modo. Separo quindi la testa dalla coda. Sulla coda va fatta una leggera pressione ai lati da una parte e dall'altra, in modo da rompere la prima superficie della corazza, che è la parte che resta che tiene ferma la polpa, e di conseguenza andremo a togliere con calma la nostra buccia, sfilando o comunque molto delicatamente, cercando di non rompere la coda, togliendo la corazza tutta intorno. A volte si riesce in un modo, a volte si riesce in un altro. L'importante alla fine è anche magari fare una leggera pressione sulla parte finale della coda per poter poi estrarre la polpa intera della coda senza rovinarla. Un metodo molto semplice, un metodo che non richiede una grande fatica, un metodo che, se non si conosce, può diventare un problema per poi estrarre la polpa intera. Questo tipo di operazione permette di cuocere le code intere, che poi durante la cottura si riavvolgeranno, ovviamente, però andremo a creare dei bocconcini di coda di scampo interi, belli da presentare, buoni da gustare, e possiamo realizzare qualsiasi tipo di ricetta. Indicativamente lo scampo è un crostaceo dal gusto molto delicato e si deve cercare di utilizzare pochissimi ingredienti per poterlo gustare al meglio. Le migliori ricette, a mio avviso, sono condite con olio e limone, niente di più. Poi possiamo anche utilizzare degli agrumi, delle arance, quando siamo in stagione, ovviamente. In questo momento realizzerò questo tipo di ricetta e che vi farò vedere in un secondo momento il procedimento. A più tardi.